Patrizio Paletti, che è il fondatore dell'omonima fondazione. Parte la Carovana del Cuore, ecco, l'idea di portare finalmente verso i giovani, ma anche nelle zone dove loro si divertono di più, un sentimento di amore per la vita. Come è nata questa idea? L'idea nasce da uno stato di necessità. I giovani oggi hanno bisogno di sentirsi dire che hanno un dono, che è quello semplicemente di vivere, di essere qui ora e di diventarne sempre più consapevoli. Hanno un'altra necessità, e sono loro proprio a chiederlo, che è imparare il vocabolario delle emozioni, che nessuno ha loro insegnato fino ad oggi. E noi diamo dei piccoli suggerimenti perché questo diventi possibile. Parliamo loro di prefigurare il futuro e parliamo loro di consapevolezza, di come è importante nella loro vita diventare più consapevoli delle loro istanze più intime e profonde, imparare quindi a leggersi dentro, a dialogare dentro, per cambiare la narrazione che hanno del loro quotidiano e trasformarla, come purtroppo a volte è, da oscura e piena d'ombre a soleggiata e costellata, se loro incominciano a prefigurarsi capaci di cambiare nel mondo che cambia e quindi a sentirsi adatti alle sfide della vita, di successo. Questo è il motivo per cui 20 anni fa è nata Carovana del Cuore, e nel 2008 ha preso dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la medaglia d'argento. C'è una cosa che ho collegato ascoltando lei che parlava. Le Olimpiadi, la ragazza del, mi sfugge il nome, la nuotatrice di 19 anni, contentissima di essere arrivata quarta, presa quasi di mira perché era contenta di essere arrivata quarta invece di essere arrivata sul podio. Ecco, cosa possiamo insegnare di più ai giovani? Perché l'unica poi che veramente ha espresso forse una soddisfazione che è giusta, che non devono essere ipercompetitivi, perché la vera competizione è con loro stessi, dove competere significa scoprire capacità, e quindi devono essere avidi di riscoprire le proprie più intime capacità e costruire su questa base. Torno al linguaggio dell'emozione. Questa ragazza conosceva il suo ventaglio emotivo e quindi è stata felice di essere arrivata qua, nonostante tutto il mondo intorno a sé, molto probabilmente a iniziare dall'entourage che l'ha allenata e sperava in una posizione più alta, cercasse di ricordarle che soltanto chi viene raggiunto dalla medaglia ha vinto davvero. Non è così. Il mio punto di vista è che non è così. Noi vinciamo tutti i giorni la sfida della vita se possiamo andare a letto felici della giornata che abbiamo vissuto. Un attimo fa dicevo una persona che ha più o meno la mia stessa età e quindi che ha qualche giorno di vita in più di un giovanissimo, rifarei tutti gli errori che ho fatto nella mia vita e sono pienamente felice di averla vissuta così come l'ho vissuta. Questo è un risultato. Questo è il quarto posto che vale assolutamente la pena di essere conquistato. La cito perché ha detto anche una frase che mi è piaciuta tanto: l'antidoto alla solitudine e la passione alla vita. Come possiamo fare per appassionare ancora di più i giovani? Perché io vedo da piccoli, comunque riusciamo a dargli delle passioni. Più crescono, più è difficile che se le portino dietro. Che cosa manca? Apre un tema importantissimo: manca l'educazione. Educare significa escludere, tirare fuori dall'altro. Noi non siamo più abituati a lasciarci lavorare dai nostri insegnanti e i nostri insegnanti non sono più abituati a lavorarci. Non siamo tra le loro mani pasta che può essere modellata. Invece dovremmo ritrovare questa dimensione dell'ex lucere e dell'ex cellere. Dovremmo farci lavorare per imparare a spingere fuori non soltanto il meglio di noi, perché noi abbiamo molte facce e dobbiamo educarci a spingere fuori noi soltanto e lasciare nel dimenticatoio il resto. Questo è un allenamento che deve iniziare presto nella vita, perché prima si inizia più si ha successo, prima si eccelle, cioè si diventa capace di spingere fuori quello che desideriamo. Grazie. Grazie a lei, grazie.